Il terzo occhio, nell'ambito di certe tradizioni esoteriche, è ritenuto un organo capace di percepire realtà invisibili situate oltre la visione ordinaria. Il terzo occhio è collegato al sesto chakra e alla ghiandola pineale. Si dice sia collocato sopra gli occhi, al centro della fronte. L'apertura del terzo occhio permette di vedere oltre la forma e rappresenterebbe il presupposto dell'intuito e addirittura della chiaroveggenza. Ma cos'è l'intuito? Spesso confuso con l'istinto, esso in realtà rappresenta la capacità di captare le cose senza ricorrere alla mente logica. L'attivazione del sesto chakra consentirebbe il risveglio di questa facoltà insita in tutti noi, ma spesso addormentata. Si ritiene che esso svolga sia il compito di ricevente che trasmittente e che permetta la percezione di piani interiori, dalle forme pensiero e dalle entità solitamente non percepibili. Ci permette di guardare oltre l'apparenza, ovvero di guardare senza guardare, sviluppando tutta una serie di qualità come l'intuizione e la concentrazione, incrementando, nel contempo, la consapevolezza di noi stessi. Focalizzandoci su questo punto durante la meditazione, arriveremo molto velocemente a pulire questa parte e scoprire come attivare il fenomeno di chiaroveggenza e di intuizione. Per arrivare a buoni livelli di preparazione è necessaria buona volontà e costanza nella pratica della meditazione e soprattutto fiducia, e comprendere fin da subito quali sono le intuizioni buone e quali sono utili per noi al fine di scartare quello che sono semplici immagini ricorrenti. È bene specificare che, contrariamente a ciò che pensano alcune persone, usare il terzo occhio non significa diventare sensitivi o sviluppare poteri magici. Di fatto, significa avere un maggiore controllo sulla propria mente e delle proprie emozioni. Aprendo il terzo occhio potrai raggiungere uno stato di intuizione più profondo del mondo che ti circonda. Pur non trattandosi di un processo rapido, quello che vedrai qui in questa meditazione non è necessariamente legato al tuo futuro, ma potranno esserci delle immagini e dei simboli che potranno aiutarti a guidarti meglio nella direzione che vorrai andare, onde evitare errori e comprendere cosa è meglio per noi e per la tua ricerca. Scegli l'ambiente appropriato. La visualizzazione, che faremo insieme, è uno degli strumenti più efficaci nell'aiutarti ad aprire il terzo occhio, portando maggiore consapevolezza nei tuoi pensieri, e così sarà più semplice accedere allo stato di chiarezza mentale che è associato al terzo occhio. Se consideriamo noi stessi come creatori della nostra realtà, noteremo che anche gli altri attorno a noi sono creatori della loro realtà e sono responsabili di ciò che accade nelle loro vite. Quindi, gli eventi nel mondo esterno riflettono quello che è accaduto nella coscienza degli individui coinvolti nell'evento. Siamo noi, con il nostro pensiero, che possiamo decidere come reagire agli avvenimenti esterni. Ogni decisione presa cambierà il corso degli eventi successivi. Essere in linea con il chakra indaco significa accettare questa condizione di vita e giocarla a nostro vantaggio. Ora fai un respiro profondo e lascia andare qualsiasi distrazione che arriva attraverso i tuoi pensieri, e lascia andare qualsiasi parola che venga comunicata con la tua parte più profonda. Qui è opportuno lasciare uno spazio libero, uno spazio puro, uno spazio che ci permetterà di entrare in contatto con la nostra parte più profonda, che è quella parte che ci aiuterà a realizzare veramente il nostro intento. Ora faremo 6 respiri, respiri profondi, e ad ogni respiro ti chiedo di immaginare un colore che può essere importante per te per portare equilibrio e armonia nella tua mente, nel tuo cuore e nel tuo corpo. Questa è una fase importante perché ti aiuterà a lasciare andare tutte le tensioni che sono state accumulate durante questa giornata, questa notte o in questo tempo che stai vivendo nella tua vita. Lasciare andare le tensioni muscolari e portare il nostro potere sul controllo del respiro è una fase importante nella quale
potrai direzionare le tue energie nel tuo intento, nella tua azione, verso le soluzioni giuste, indicando a te la strada unica e speciale per realizzare il tuo unico e vero scopo. Qui è portare armonia, intuizioni, idee, suggerimenti e atti creativi per creare quella fase di completamento e autorealizzazione. E non importa ciò che dicono gli altri, non importa ciò che pensano gli altri, non importa quello che il mondo possa pensare di te. Quello che è importante oggi è che tu, attraverso le tue intuizioni, le tue idee, possa esprimere realmente la tua vera ed unica identità, quella più autentica, quella che è in linea con il tuo cuore. E per fare questo, in questa sessione andremo in profondità per liberarti da tutte quelle impurità che possono essere collegate e legate al tuo passato, in modo tale che avrai pensieri lucidi e nei prossimi giorni avrai intuizioni, idee sempre più chiare, sempre più precise per quello che dovrai fare, passo dopo passo, liberandoti da tutto ciò che è connesso al tuo passato. Quindi qui troverai alcune idee in linea con dei fenomeni di chiaroveggenza. Magari potrai avere delle immagini che saranno di grande anticipo verso la tua realizzazione, oppure semplicemente porterai dei benefici, o potrai ricevere alcuni messaggi che saranno di grande aiuto al tuo collegamento esperienziale, al fine di creare veramente quello che vuoi. Fai un bel respiro profondo, proprio così, e porta la tua attenzione a quella parte più bassa del tuo corpo, lì dove ci sono i genitali, dove c'è l'osso sacro. Porta la tua attenzione lì e immagina, mentre respiri e prendi aria, che si proietti in questo punto una luce di colore rosso. Rosso. E mentre respiri profondamente, ti liberi da tutti gli aspetti negativi legati al tuo passato. Porta la tua attenzione appena sopra. Sì, al di sotto dell'ombelico. Ti chiedo di immaginare, mentre fai un altro respiro profondo, di pensare al colore arancione. Potrebbe essere che entra aria di colore arancione. Oppure semplicemente porta in quel punto una luce o una lampadina di colore arancio. E mentre respiri sempre più profondamente, ti chiedo di pensare a un altro colore. Sì, un colore che rimane appena al di sopra del tuo ombelico, il colore giallo. E anche qui puoi pensare di immaginare che puoi respirare aria gialla, oppure semplicemente puoi portare una luce di colore giallo e sali sempre più su, fino ad arrivare al petto, vicino al cuore. E ti chiedo di immaginare una luce di colore verde che è collegata e inserita al tuo cuore. Espandi questa luce in tutto il tuo corpo, espandila in questo ambiente. Stai facendo questo tipo di esperienza per portare la tua attenzione in linea con i colori che sono collegati al tuo corpo. E mentre fai un altro respiro profondo, porta la tua attenzione alla tua gola, e lì il colore azzurro, blu, decidi tu che cosa preferisci. L'importante è che vedi questo colore. Oppure potresti dare una forma triangolare, o semplicemente immagina che entra dalla tua gola una luce di colore azzurro o blu e manda fuori dalle tue narici una luce bianca pura. E a mano che scendi sempre più giù in profondità, respira e ti rilassi sempre di più mentre ascolti questa musica, e lasci che le mie parole ti possano guidare. Ti chiedo di portare la tua attenzione al centro della tua fronte, lì dove c'è il terzo occhio, e di portare una luce
di colore indaco. È un colore simile al viola, al violetto. È delicato, leggero, un colore legato alla chiaroveggenza. Un colore che ti porta ad espandere quello che a breve potrai ricevere come immagini, come visualizzazioni. E a breve potrai vivere una tua esperienza unica, molto particolare, intensa. Oppure puoi semplicemente vivere questo aspetto legato al rilassamento come atto benefico per portare in armonia il tuo corpo e la tua mente, la tua anima, il tuo spirito e far sì che la tua energia possa aumentare, possa espandersi in questo ambiente, in questo luogo dove stai facendo questa esperienza. Ti chiedo di espandere sempre di più questi colori in un mix di colori che possono diventare un arcobaleno intorno a te. E mentre fai questo, porta ancora la tua attenzione al centro della tua fronte. E mentre stai ascoltando le mie parole, porta davanti a te semplicemente un'immagine di una candela di colore viola, violetto. È una candela con una fiamma stabile. Questa luce che diffonde calore, tranquillità e benessere. Nel tuo stato d'animo, qui, c'è una profonda calma e quiete interiore. Immagina ancora per qualche secondo questa candela davanti a te, colore indaco. Ora, portala il più lontano possibile. Immagina, adesso, di vedere te stesso di fronte a te, come se fossi lì, davanti a uno specchio. Immagina di vedere il tuo volto e anche se non è completamente preciso come sei tu adesso, potrebbe essere che è un volto più giovane o meno giovane, non è importante. L'importante è che vedi l'immagine di te stesso o di te stessa proiettata su di uno specchio. Ti chiedo di immaginare che dalla tua fronte possa uscire una luce. Proprio lì, al di sopra delle tue sopracciglia, e si collega alla tua fronte, come se ci fosse un fascio di luce che si collega dalla tua fronte all'altra fronte, da un volto all'altro volto. Espandi questa luce tutta intorno a te. Espandila completamente, stai facendo un grandissimo lavoro e so che ti porterai ad evolvere con grandi risultati nella tua vita, prendendo decisioni importanti, utilizzando le tue intuizioni come l'atto creativo per anticipare ciò che avverrà. La chiaroveggenza esiste, ma sempre se ci mettiamo in una frequenza corretta, e quello che stiamo facendo qui è entrare in una frequenza corretta. Molto bene. Ti chiedo adesso di portare davanti a te un triangolo luminoso, e all'interno c'è il vuoto, il nulla. E porto davanti a te, all'interno di questo triangolo, un occhio fermo, stabile, espandilo. Ora, porta questo simbolo centro della tua fronte, porta questo simbolo all'interno della tua fronte, proprio così, molto bene. Fa un altro respiro profondo e ti chiedo con tranquillità di portare ancora una volta l'attenzione al terzo occhio. Espandi questa sensazione e con questo in mente ora ti chiedo di entrare in uno spazio senza confini. Uno spazio utile per portare calma interiore, per portare pace interiore. Potrebbe essere un luogo di mare, un luogo di montagna, oppure semplicemente un campo aperto senza limiti. Intorno a te c'è nulla. Vivi questo momento di tranquillità, di armonia, di equilibrio. Ti chiedo di fare qualcosa di importante per te. È un momento unico e speciale. Puoi viverlo solo qui, in questo momento, in questo spazio.
chiedo di vedere davanti a te una porta. Una porta molto grande. Lì, all'interno di questa porta, vedi un occhiolino magico. È presente quelle lenti che ti permettono di vedere al di là della parte opposta di questa porta. Ti chiedo di avvicinarti piano piano e di portare il tuo occhio vicino a questa lente. Guardaci dentro. E potresti vedere dalla parte opposta delle immagini che sono legate al tuo passato, o semplicemente puoi ricevere delle immagini che sono legate al tuo presente, oppure c'è qualcosa di importante che si basa in quello che stai facendo, in quello che è legato a quello che stai chiedendo in merito al tuo futuro. Ma semplicemente presta attenzione come se fossi un osservatore, senza giudizio. Osserva semplicemente quello che vedi. Non è importante ciò che arriva. Può essere importante semplicemente comprendere che la tua mente ti sta portando indietro nel tempo, o qui nel presente, o nel futuro. Osserva semplicemente in questo spazio le cose che puoi ricevere ora e ringrazia questo momento. Allontanati da questa porta e ritorna in questo spazio senza confini. Fai un altro respiro profondo, ancora più profondo, e ancora più profondamente ti rilassi, sempre di più. Ora, facciamo un altro passaggio, un passaggio importante per allenare un aspetto molto importante della tua vita. Pensa a qualcosa che vuoi fare adesso nella tua vita, magari un colloquio, magari prendere una decisione, magari stai lavorando su un grande progetto, oppure semplicemente osserva. Che cosa vorresti fare adesso? Concentrati semplicemente solo su una cosa, nella tua relazione, nell'amicizia, nell'aspetto fisico, nell'aspetto alimentare. Concentrati semplicemente su una cosa che vuoi realizzare nella tua vita e lasciala lì per un momento. L'importante è che hai fatto questa chiarezza. Fa un altro respiro profondo. Sempre più profondamente ti chiedo adesso di liberarti da tutto quello che hai vissuto in questo momento come esperienza. E ti chiedo di entrare in una bolla d'aria, una bolla circolare, una bolla molto importante per te, spaziosa, comoda, confortevole. E sai che è fatta di un materiale indistruttibile, molto forte, molto robusto. E ti chiedo semplicemente di entrare in questa bolla e rivedere piano piano che attraverso questa leggerezza puoi prendere il volo con semplicità e vedi dall'alto casa tua, vedi dall'alto il tuo paese, vedi dall'alto la tua città, vedi dall'alto la tua regione, vedi dall'alto il luogo dove vivi e vai sempre più in alto. Sempre più in alto fino a vedere l'Italia, l'Europa, e sali ancora su fino a vedere il mondo. Vedi questa terra piena di colori e sei su in alto. Porta la tua attenzione con lo sguardo verso l'alto e lì c'è un'altra porta, una porta che ti sta aspettando. Che sali, questa porta si apre. Entraci dentro. Se vuoi puoi entrare con la bolla o senza bolla dentro questa stanza. Una stanza del futuro. La stanza dove puoi realizzare veramente tutto quello che vuoi e puoi creare degli aspetti positivi verso ciò che puoi realmente realizzare. Ricorda cosa ti ho chiesto di pensare. La cosa più importante per te adesso è che vuoi e puoi in questa stanza proiettarti davanti a te quello che sarà il tuo prossimo futuro. Quali sono le azioni che farai per arrivare a raggiungere quello che tu vuoi? Osserva semplicemente e
piccoli passi quotidiani che ti permetteranno di raggiungere realmente grandi risultati. Osserva, semplicemente osserva, come se potessi portare davanti a te la visione di un grande cinema e all'interno di questa visione ci sei tu, mentre stai facendo delle piccole azioni quotidiane, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Costantemente piccole azioni che ti porteranno a raggiungere grandi risultati. Il fenomeno di chiaroveggenza è un fenomeno che ti permetterà di anticipare quello che stiamo facendo. Adesso le cose che farai ti porteranno grandi risultati nel medio e nel lungo termine. Questa è la fase più importante. Rilassati. Fai un altro respiro profondo e pensa semplicemente quello che sarà, senza attaccamento, una nuova relazione, una nuova amicizia, un nuovo modo di lavorare, un nuovo progetto, un nuovo sogno, un cambiamento importante, un cambiamento di città, un cambiamento di casa, un cambiamento di carattere, una nuova abitudine o semplicemente stai in ascolto e lascia andare qualsiasi dubbio, distrazione, che ti permette di allontanarti da quello che vuoi realizzare nella tua vita. Questa è una fase importante, una fase dove puoi semplicemente stare in ascolto e osservare, oppure prendere veramente atto che attraverso questo processo di visualizzazione puoi prendere alcuni aspetti molto significativi, puoi prendere valore per creare quello che stai notando nella tua vita di tutti i giorni. Non sottovalutare la potenza che ha l'immagine e non sottovalutare quello che sarà il tuo presente per realizzare il tuo futuro. Ora, ripeti dentro di te: io sono fiducioso, io ho fiducia in me e nelle mie capacità, io ho fiducia nelle risposte che il cuore mi darà, io ho fiducia in quello che sto facendo, io ho fiducia nelle immagini, io ho fiducia nella mia autorealizzazione. Evito il giudizio degli altri, evito di prendere in considerazione quello che non è importante per me, mi concentro solo su quello che mi porta al risultato. La mia vita mi dà gioia, mi dà felicità, ricevo amore, ricevo entusiasmo, coraggio, e ripeti ancora dentro di te: io mi fido e lo faccio, vado avanti nella vita, nella mia strada, vado avanti nelle mie idee, darò le priorità ovviamente senza schiacciare i piedi a nessuno e ora so che sono unico e speciale, per me adesso è importante che io faccio le cose giuste per me, è fatta, è fatta, è fatta. E ancora una volta ripeti dentro di te: scelgo la felicità, scelgo di essere libero, scelgo di essere fiducioso, scelgo il mio potere personale, scelgo le mie idee funzionali, le idee che mi portano a stare bene, scelgo le persone che sono intorno a me e scelgo la via della felicità, scelgo di volermi concentrare su ciò che mi porta felicità, gioia, amore, entusiasmo. Scelgo giorno dopo giorno di sentirmi importante per me stesso e per la società, e comunque vada, sarà sempre un'azione positiva che mi porterà esperienza a guardarmi oltre e guardarmi verso il successo mio personale, che riuscirò a fare della mia vita un capolavoro. Semplicemente osserva e divieni consapevole delle tue emozioni. Ora, prova a immaginare quali sono semplicemente le azioni concrete che potrai fare col tuo pensiero, come atto filosofico, attraverso le tue mani, come atto creativo. Immagina il tuo futuro adesso. Concentrati sul tuo futuro, nel medio e nel lungo termine. Sii paziente. Anche se non arriva nulla come immagini, come soluzioni, l'importante è che sei paziente e fiducioso con
te stesso. Questa è la fase più importante, sapendo che puoi ripetere questo esercizio tutte le volte che vuoi e tutte le volte che ne senti il bisogno. Ora fai un altro respiro profondo, è il momento di uscire da questa porta e di rientrare in quella bolla. E ti chiedo di scendere giù lentamente, scendi giù, fino a vedere il pianeta, fino a vedere l'Europa, fino a vedere la regione dove tu vivi, fino a vedere il tuo paese, la tua casa. E piano piano, lentamente, ritorni in questo spazio da dove sei partito. In questo spazio senza confini, lì, ritorna col tuo respiro, conta fino a 3. 1, 2, 3. E ritorna in questo spazio presente, nel qui e nell'ora. Al mio 5 aprirai gli occhi e ti sentirai bene, pieno di energia, ricco di intuizioni, idee, entusiasmo, con la voglia di fare e di prendere azioni concrete nel quotidiano per riuscire nel tuo intento e per avere sempre più un aspetto creativo che ti guiderà giorno per giorno a concretizzare la tua vita. 1. Senti i tuoi piedi, le tue gambe. 2. Fai un respiro profondo e ancora. 3. Il tuo petto, il tuo bacino, le tue spalle, il tuo collo. 4. La tua mente. Inizia a sentirla leggera, aperta a ricevere nuove idee, lasciando così aperto questo occhio, il terzo occhio. E porta dentro il tuo terzo occhio il numero 5. E anche se nei prossimi giorni continuerai a vedere il numero 5, vuol dire che in qualche modo questo 5 ha collegato il tuo aspetto intuitivo e avrai avuto delle risposte esterne. Quindi osserva semplicemente il 5. Numero 5, cosa accade nei prossimi 5 giorni, nei prossimi 5 minuti, nelle prossime 5 ore? Porta la tua attenzione all'esterno al numero 5. E ogni volta che vedrai o sentirai il numero 5, può essere che nascerà dentro di te una nuova idea, una nuova intuizione. Ora, apri gli occhi con un bel sorriso sulle labbra. Sei qui presente. Sappi che io sono a tua completa disposizione per qualsiasi chiarimento. Puoi scrivermi qui sotto nell'espormi la tua esperienza, oppure puoi scrivermi in privato. Ti auguro tutto il meglio.